Longobardi erano un popolo di stirpe germanica inizialmente stanziato nel territorio del basso corso dell'Elba, alla base della penisola danese. Essi si stabilirono all'inizio del VI secolo d.C. in Pannonia, l'attuale Ungheria. Da qui, nel 568 d.C., guidati dal re Alboino, si spostarono verso sud, in Italia. L'esercito dei Longobardi giunse in Italia diviso in fare, ossia diviso in gruppi di guerrieri appartenenti a famiglie discendenti da un medesimo antenato. La conquista procedette soprattutto in base all'iniziativa dei singoli capi, detti duchi, i quali, a capo di un numero complessivamente scarso di guerrieri, non avanzarono secondo un piano unitario, ma semplicemente nelle direzioni in cui incontrarono minore resistenza da parte dei bizantini. Costoro, ancora alle prese con le conseguenze del lungo conflitto contro i Goti, non erano nelle condizioni né di contrastare efficacemente la pressione dei Longobardi né di passare al contrattacco. Quella dei Longobardi non fu soltanto una spedizione militare, perché i duchi o capi si spostavano con tutto il popolo al seguito. In viaggio si misero intere famiglie, in totale tra le 100.000 e le 300.000 persone. In pochi anni, verso la fine del VI secolo d.C., essi occuparono la maggior parte dell'Italia settentrionale e centrale, concentrandosi principalmente tra il Piemonte, il Friuli, il Trentino e la Toscana. Altri gruppi si stanziarono invece nella zona intorno a Spoleto, tra il Piceno e l'Umbria centro-orientale, dove fondarono il Ducato di Spoleto. We'll be right back.